Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi purtroppo sono qui a portarvi delle notizie un po' bruttine, più brutte per me che per voi, e in quanto fatalità dopo lo scorso video, e se non l'avete visto vi lascio il link qui in alto, andatelo a vedere, dove vi racconto tutte le modifiche che ho fatto ultimamente alla macchina, in cui spiegavo che la macchina andava veramente forte, veramente bene e sopra le mie aspettative. Proprio la settimana scorsa, di domenica, sono andato a un raduno del club DNA Fisti, di cui ne sono membro, vi lascio il link in descrizione. Dopo aver fatto circa 3-4 tirate belle forti, si è accesa in realtà nessuna spia, soltanto vado ad affondare sul pedale dell'acceleratore, ma la macchina zero proprio, non ne aveva, cioè stava ferma, non saliva di giri. Quindi niente, mi sono fatto un po' tutto il viaggio del raduno con un po' di ansietta. La cosa strana è che non mi si è accesa nessuna spia sul computer di bordo, e quindi lì per lì non riuscivo a capire bene quale fosse il problema. Tant'è che mi fermo a un'area di sosta, spengo la macchina, stacco la batteria, la riaccendo, riparto. I primi metri sembrava che tutto fosse funzionante, vado a riaccelerare per vedere che tutto fosse a posto, ma niente, l'auto proprio non saliva di giri. Quindi niente, ho messo in D perché comunque non ci sta nessuna spia sul computer di bordo, e quindi mi ci faceva andare così per vedere se la turbina caricasse tutte le tacche, perché comunque io ho già il manometro e comunque vedevo che la pressione non andava come al solito. Quindi vado a schiacciare e vedo che non riempiva tutte le barre e entrava in coppia però molto tardi, quindi vi parlo 3000 giri, 3100, solitamente entra almeno 500-600 giri prima. E poi da lì caricava tutte le tacche, quindi sembrava avere il solito tiro, anche se leggermente meno. Quindi niente, fatto sta, mi sono fatto tutto il raduno con questa ansietta, sono ritornato a casa, comunque mi ha portato a casa, sono andato molto tranquillo, molto piano, anche perché comunque non avevo nessun problema a livello di motore. Mi sono fermato più volte per controllare i liquidi, liquido, acqua, oli vari, temperature, quindi sempre tutto nella norma. Quindi l'unico problema non era che il turbo, ok, però turbina nuova, IHI nuova, com'è possibile che già mi dà qualche problema? Niente, allora qualche giorno dopo, esattamente 2 giorni fa, sono andato da Serial Tuning, quindi il preparatore mio, che ha messo mani sulla macchina. Purtroppo era molto indaffarato in questi giorni a 3000 macchine, quindi non gliel'ho potuta lasciare, però è stato gentilissimo, abbiamo fatto una piccola diagnosi insieme di circa mezz'oretta, senza attaccare l'OBD, abbiamo fatto giusto qualche prova, abbiamo provato la macchina, ha provato lui la macchina insieme a me, quindi ha constatato le stesse cose che gli ho detto io. Diciamo che per lui il 90% è un problema su qualche manipotto che sfiata. Vi dico un po', vi racconto le prove che abbiamo fatto. Abbiamo provato a cambiare la valvola pop-off, perché ho letto così sui vari forum che magari alcune volte era quello il problema. Me l'ha anticipato anche Max, il mio preparatore: guardiamo anche se la pop-off è partita, perché quando succede questa cosa solitamente non compare nessuna spia sul computer di bordo, la macchina è come se sta in recovery, ma apparentemente non ci sta nessun errore. Quindi la siamo andati a sostituire con quella di un Abarth, che alla fine è la stessa, che lui lì ce ne ha 3000 originali. L'abbiamo cambiato, abbiamo provato la macchina, niente da fare, stesso identico problema. Con uno strumento apposito abbiamo misurato che la wastegate della turbina funzionasse, perché alcune volte anche quello potrebbe essere un problema, però la wastegate della turbina funziona benissimo. Ho utilizzato uno strumento, una sorta di pistola che va a mettere in pressione la wastegate, così per vedere se lei mantiene la pressione, quindi non ha sfiati. La wastegate quindi funziona, la valvola pop-off funziona,
E da lì, diciamo, ci siamo fermati perché non era inutile che gli facevo perdere più tempo, anche perché il motore era caldissimo, quindi non si potevano neanche controllare i manicotti sotto la turbina e cose varie. Non ho mai fatto video riguardo problematiche, però mi sembra giusto anche portare questo sul canale, anche perché non è che anche io che io ho la vita perfetta, spesso alcune volte ho dei problemi anche io sulla macchina. Quindi niente ragazzi, magari se voi siete del settore o comunque avete esperienza, avete riscontrato già questo problema sulla vostra macchina, sulla vostra Mito, lasciate un commento, ditemi magari cosa potrei andare a controllare, così magari gli do un'occhiata e magari risolvo. Ma comunque sia, se non risolvo io, risolverà sicuramente il mio meccanico. Detto questo ragazzi, io vi saluto, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi alla mia pagina Instagram, Mitch Tuning. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi.